Loredana Moretti, componente della segreteria regionale di Fratelli d'Italia. I mille volti di Renzi in relazione alle trivellazioni. Renzi in questo momento sembra navigare a vista, tutto quello è come il cacciatore che praticamente pur di portare a casa qualche beccaccia spara a tutto spiano, spreca cartucce a destra e a manca. In questo caso ha dimostrato la stessa cosa, perché ha messo in imbarazzo anche le amministrazioni regionali dello stesso colore e tanti amministratori locali, perché su questo tema, al di là di ogni considerazione di metodo e anche di studio e anche di competenza, che io non ho queste competenze tecniche, però doveva stare molto attento a trattare l'argomento con le multinazionali, perché il governo deve controllare, lo Stato deve controllare e deve garantire gli interessi di tutti i cittadini. In questo caso, cancellando qualche frase qua e là, ha dimostrato di non volerlo fare, di non saperlo fare o di essere quasi ricattato e stretto in una morsa. Questo non può essere, anche perché invece di navigare a vista con i famosi decreti sblocca Italia, il signor Renzi poteva benissimo invece fare una programmazione a medio e lungo termine, che cosa vogliamo fare di quest'Italia. Sappiamo benissimo che abbiamo un patrimonio archeologico e di beni culturali immenso, una ricchezza che non ha nessuno, che fa la differenza tra noi e l'Europa e tutta la cultura che c'è di mezzo. Quindi questo anche per le coste, si preoccupa delle trivellazioni e perché non si è preoccupato di cercare di alleviare tutti quelli che hanno investito sulle nostre coste e non hanno fatto niente per evitare la Bolkestein? Domanda. Allora, a questo punto i cittadini dovrebbero andare a votare, se non altro per far capire a questo Premier, che nessuno ha votato, che non si scherza con i cittadini e con l'Italia. Lui con le multinazionali è stato sempre molto morbido, guarda caso, però i poveri artigiani delle nostre zone sono tartassati, ammazziati, come si dice, diciamo, nel sud, proprio per e nonostante questo che producano, ma in qualche modo sono affogati da tasse, la gente non va più avanti e quindi bisognerebbe che investisse di più la politica sugli investimenti seri. In questo caso gli investimenti seri potrebbero essere le fonti alternative, le fonti rinnovabili. Ma non perché adesso va di moda dirlo, eccetera, no, perché effettivamente si stanno facendo degli studi molto avanzati e purtroppo l'Italia ha sempre il fanalino di coda. Perché? Perché per la ricerca non si investe nulla, per le università non si investe nulla, per praticamente i giovani che vogliono studiare e sviluppare competenze in questo campo non si investe nulla. Ma non solo non si investe nulla, noi abbiamo milioni e milioni di fondi europei che aspettano che noi cogliamo l'occasione per utilizzarli, per sfruttare queste competenze, queste nuove app che vanno dalle smart city, innovazioni tecnologiche, che praticamente potrebbero dare lavoro a molti giovani e soprattutto sviluppare l'Italia, perché con le nuove tecnologie si è capito, tutti quanti hanno fatto degli studi, si è capito che è il futuro del lavoro in Italia, quindi si parla tanto di lavoro, ma in questo senso lui è capace solo di dire sì, ok, trivellate pure, come, quando, non si capisce, e poi per avere che cosa? Per avere delle royalties annuali che ci costano quando questo referendum? Questo referendum è stato fatto per tagitare l'opposizione interna sua, del suo partito, e soprattutto per indurre la gente a non andare a votare, perché purtroppo c'è una disinformazione che è assurda per un paese civile come il nostro. Allora, siccome in passato si è strillato, urlato di volere per forza l'election day, si poteva fare anche questa volta, ma siccome questo referendum è fatto, come si dice, alla chetichella, serve soltanto per confondere le idee ai cittadini. Noi abbiamo come partito, già l'ha fatto il mio collega Balestieri, che dobbiamo assolutamente cercare di portare la gente a votare, assolutamente, e votare sì, perché il sì garantirebbe soltanto
i cittadini italiani che vedrebbero dei contratti equi tra il nostro governo e le multinazionali.